L'AIFA ha dato il via libera al nuovo vaccino anti-Covid Novavax dopo l'approvazione dei giorni scorsi da parte dell'Agenzia Europea EMA. L'ok è valido per gli over 18 con un ciclo vaccinale primario di 2 dosi a distanza di 3 settimane l'una dall'altra. Professore, lei ha precorso un po' i tempi in varie situazioni, ad esempio per il vaccino Novavax. Addirittura ne avevamo parlato a settembre quando in pratica non se lo filava, e mi passi il termine, nessuno. Quando potrebbe arrivare in Italia? Allora, in Italia arriverà l'anno nuovo e io sono molto soddisfatto di questa cosa. Perché di Novavax, che è un vaccino diciamo molto più convenzionale rispetto ad esempio a quelli ad mRNA o a vettore virale, Novavax negli Stati Uniti viene già da tempo utilizzato e sembra che abbia una immunogenicità superiore al 90%. Qualcuno dice anche di più, e sembrerebbe pure che riesca a sterilizzare le vie aeree respiratorie superiori, quindi rispetto agli altri vaccini potrebbe garantire i vaccinati dalla possibilità di infettarsi. È un vaccino a DNA ricombinante, quindi molto simile ad esempio al vaccino che i nostri figli fanno per l'epatite B, oppure le ragazze, ma ultimamente anche i maschietti, fanno per l'HPV. È un vaccino che non dovrebbe dare effetti collaterali maggiori rispetto a quelli che invece sono stati dati da quelle mRNA, ad esempio. Già il prossimo gennaio, intanto, Novavax potrebbe avviare la sperimentazione di un nuovo vaccino specifico per la variante Omicron, lo ha annunciato l'azienda americana in una nota. È un'alternativa in più vaccinale. Spero che molte persone si convincano del fatto che utilizzando un vaccino convenzionale sia per loro più semplice vaccinarsi, e quindi io spero che molte persone, con l'avvento di 9 milioni di dosi per iniziare in Italia dal 2022, vadano nei centri vaccinali appunto a vaccinarsi. È un vaccino che, per quello che mi ricordo, è stato utilizzato negli Stati Uniti a cominciare dal mese di giugno 2021. Certo, non è un mago e sappiamo che questa è anche un'infezione nuova e quindi tutta da studiare, però le chiedo, visto che siamo ormai a 2 anni dalla pandemia, quale scenario potrebbe aprirsi da gennaio in poi? Allora, secondo me ci potrebbero essere due scenari. Allora, inizio con lo scenario migliore. Gran parte della gente è andata a vaccinarsi, anche se non tutta purtroppo, e quindi adesso già l'azione dei vaccini per coloro che hanno cominciato a vaccinarsi poco prima del 6 dicembre, vi ricordate, la gente è andata a vaccinarsi, se vogliamo, appunto per il problema del Green Pass, però comunque che è stato un ottimo artificio per convincere la gente a vaccinarsi. Ora, queste persone cominceranno ad avere la possibilità di agire contro il virus e di non farlo circolare. In più, io confido anche in una importante vaccinazione nei soggetti da 5 a 12 anni che prima del 13 o 14 di dicembre non erano vaccinabili, quantomeno in Italia. Quindi, considerando pure che le scuole rimarranno chiuse per il periodo natalizio, e confidando nella intelligenza delle persone e quindi nel evitare di incontrarsi durante le festività natalizie con persone che non siano strettamente appartenenti al nucleo familiare, di evitare di fare le tombolate, di evitare di fare i cenoni di Capodanno in maniera in numero sconsiderato, perché dipende anche molto dalle persone che accedono ai ristoranti, che frequentano appunto i ristoranti anche in questo periodo,
Quindi potremmo avere un lieve rialzo di casi, un lieve rialzo perché comunque fa freddo e il freddo agisce a favore di questo tipo di microrganismi. Questo è lo scenario migliore e mi auguro che sia così. Lo scenario peggiore è invece un aumento importante di casi, magari con relativamente pochi ospedalizzati e pochi soggetti rispetto agli scenari dell'anno scorso che andranno a finire in rianimazione, ma un numero più importante di casi perché saranno pochi i bambini ad essere vaccinati, perché comunque oggettivamente c'è un numero ancora importante di soggetti che non si vuole vaccinare e che in una maniera o l'altra dovrà essere convinta a farlo. E poi potrebbe essere uno scenario peggiore rispetto a quello di cui ho parlato precedentemente, se Omicron si comporterà peggio di quello che si pensa. Perché dico questo? Perché al momento, a tutt'oggi, noi su Omicron non possiamo dare dei dati definitivi relativamente alla capacità di trasmissibilità, che sia maggiore o minore di Delta, o la capacità di dare immunogenicità o meno e quindi di essere in grado di bucare o di non bucare i vaccini attualmente in uso in Europa e nel nostro paese. Di sicuro, però, non prima, suppongo, di marzo, arriveranno dei vaccini, soprattutto quelli mRNA, modificati per Omicron. Però da qui a marzo ovviamente ci saranno parecchie settimane dove comunque la situazione potrebbe, ecco, appunto peggiorare. Io confido comunque nell'intelligenza delle persone, quindi consiglio a loro di continuare a portare le mascherine, di indossarle bene, di mantenere il distanziamento sociale e anche di pulirsi le mani con le soluzioni idroalcoliche che servono per disinfettare e anche se SARS-CoV-2 si è dimostrato meno impattante rispetto al precursore, chiamiamolo così, SARS-CoV-1 nel dare diffusibilità tramite contatto, però ci conviene comunque seguire queste norme. E poi confido anche nelle istituzioni, nel far rispettare le regole e quindi se serve obbligarci alla mascherina, all'aperto anche, e se serve quando sarà ad obbligarci al vaccino, perché torno sempre a ribadire che questa è una guerra globale e solamente se ci vacciniamo tutti quanti nel mondo, forse riusciremo a evitare la pandemia nei prossimi anni. Professore, sono passati 2 anni da questa pandemia e abbiamo iniziato a conoscere personaggi come lei che si danno da fare, si impegnano per il bene degli altri. Lei è diventato un po' di famiglia per tutti noi e per i nostri telespettatori perché ci ha dato tantissimi consigli nelle varie interviste, nelle varie dirette Facebook. Vorrei da lei un augurio a tutti gli abruzzesi che ci stanno sentendo e guardando. Allora, io auguro a tutti gli abruzzesi di trascorrere veramente delle serene festività natalizie e un ottimo, veramente ottimo 2022. Che sia veramente l'anno della riscossa, non solo per Covid, ma soprattutto per Covid. E tantissimi auguri, mangiate un po' di meno perché fa male mangiare tanto e soprattutto non mangiate in mille dentro una casa perché io l'anno prossimo, sto scherzando ovviamente, vorrei lavorare molto meno per Covid-19. Ma lei tanto lavorerà sempre 24, H24. Purtroppo è così, ma vorrei lavorare meno per Covid-19 e lavorare di più per altre cose. Glielo auguro di cuore. Perché Grazie. comunque, ringraziando i miei collaboratori, Certo. gli abruzzesi devono sapere che la unità operativa complessa di microbiologia e virologia clinica di Pescara, da me diretta e a valenza regionale, è già prima di Covid, si era attivata, ormai sono 5 anni e mezzo, nell'H24 per la gestione
delle complicanze delle malattie infettive che richiedevano praticamente un intervento microbiologico e virologico immediato. Quindi ringrazio anche loro e continuo a ringraziare tutti gli abruzzesi confidando nella loro intelligenza. Grazie, prof. A questo punto buon riposo. Qualche giorno di riposo se lo prenda però anche lei. Grazie, grazie mille e buon 2022 a tutti.